quest'anno la Scuola di Teatro Ducale comincia un nuovo progetto, Teatro per Ragazzi. Far fare teatro ai ragazzi aiuta tantissimo allo sviluppo della comunicazione, a livello sociologico, a stare in gruppo, perché diventa un insieme di ragazzi che hanno tutti lo stesso scopo verso lo spettacolo, e dunque imparano a comunicare con il linguaggio, ma anche la comunicazione non verbale, imparano a essere tutti in un gruppo, a ognuno trovare il suo posto e crescere insieme. Soprattutto un corso di teatro per ragazzi non è per farne degli attori, è per farne degli esseri umani che hanno una più grande coscienza di se stesso, degli altri e delle loro capacità. Sì, è il nostro quarto anno a Urbino, continuiamo sempre con il corso per adulti, insegniamo anche in diversi licei, faccio teatro in francese al liceo linguistico di Pesaro, ho un laboratorio di teatro su Shakespeare al liceo scientifico di Urbino, ho una grande esperienza sì, tanto come attrice e direttrice anche nell'insegnamento, ho anche un master universitario nell'insegnamento specifico di Shakespeare. E un altro master nell'arte dello spettacolo. La terza è proprio. Cosa avete da ridere? Come spettacolo, io penso che con i ragazzi quest'anno andremo a creare uno spettacolo insieme, si viva, partendo da improvvisazione con un tema generale, andiamo a creare il nostro proprio spettacolo, viva? Sì. Invece con i grandi faremo, se tutto va bene, faremo un match di improvvisazione. Ci concentriamo sull'improvvisazione quest'anno, sperando di trovare anche un posto dove poter fare lo spettacolo. Il Teatro Sanzio purtroppo 1000 euro alla serata per noi è diventato difficile, siamo un'associazione culturale, dunque cercheremo un posto un po' più abbordabile, purtroppo. La Casa della Musica, abbiamo una bellissima sala, infatti ringrazio molto la Casa della Musica, e dunque rimaniamo sempre attaccati alla musica, perché adesso siamo nella Casa della Musica e comunque gli arti si devono sostenere tra di loro. Il teatro usa la musica, usa la danza, le arti si devono tutti incontrare e lavorare insieme, una bella cosa.